Buongiorno Raffaele, siamo da Agnanum, nel cuore di Napoli. Qui è il quartiere di Agnano, siamo tra il cratere degli Astroni e lì potete vedere la città, c'è cioè l'ippodromo di Agnano. Raffaele, buongiorno. Buongiorno. Raccontaci un po' come è andata quest'annata. Noi siamo qui adesso a inizi settembre, l'uva è bellissima, il Piedirosso è esplosivo quest'anno. Raccontaci com'è andata quest'annata. Diciamo che quest'anno con questa lunga siccità e con questi, diciamo, il sole è stato abbastanza, voglio dire, caldo e è stato un po' impattante per tutto quanto, ma innanzitutto per le viti che hanno avuto quasi una fase di arresto in un momento, insomma, dove il picco di caldo era molto alto. Diciamo che si è messa un po' in protezione la vite, ma ha resistito comunque, e tanto è vero che i risultati sono quelli che noi speravamo. Io per fronteggiare a questo, che è un problema secondo me ormai al quale ci dobbiamo abituare, ho realizzato le pergole un po' dappertutto, Sì, infatti, perché il vedete. fatto che il grappolo sia protetto da una parete fogliare posizionata orizzontalmente mette in condizione, insomma, a far sì che il grappolo stesso non sia direttamente irraggiato dal sole, che anziché far sì che si avvenga una graduale maturazione, ma bensì avviene una scottatura, una cottura. Quindi, tra l'altro, sono reduce di un'esperienza che ho avuto e ho vissuto da bambino insieme a papà, perché i miei primi 5 ettari erano pergola, pergola friulana. Quindi i risultati legati alla pergola, infatti le mie prime bottiglie e quindi l'esordio in bottiglia è avvenuto proprio con uva che venivano fuori da un sistema di allevamento a pergola friulana. E logicamente qui abbiamo realizzato una pergola così su misura per ogni terrazzamento. È stato anche un po' un problema perché i terrazzamenti non sono tutti quanti uguali, quindi un terrazzamento è più stretto, uno è più largo, un altro si stringe e poi si allarga all'estremità, eccetera, perché sono stati realizzati seguendo la morfologia della collina. Innanzitutto, proprio qui dove ci troviamo adesso, io ho realizzato questi terrazzamenti circa 5-6 anni fa, dove in virtù dell'abbandono causato da chi mi ha preceduto alla conduzione, parlo di miei parenti che poi me l'hanno dato in affido, diciamo che la collina si era riappropriata del suo stato originario e io mi sono trovato a coltivare delle viti che radicavano su un terreno il quale fronte era completamente scosceso. Quindi ho realizzato i terrazzamenti e nel realizzare i terrazzamenti significa che ho dovuto prendere il fronte della collina con la zappa, Tutto logicamente, a mano è qui tutto a si fa. mano, e poi posizionare quella colta di terra che è oltre 1 metro sulle viti già Che esistenti. poi la Questa terra qui è sabbia, diciamolo. sabbia è un terreno molto fragile, tendente a franare, poco coeso, e nei momenti in cui la siccità, come quest'anno, insomma, è così pressante, logicamente perdono di umidità, perdono di quello che è il collante che li mantiene unito il terreno, e infatti in parecchi punti della vigna purtroppo i terrazzamenti sono caduti giù. Ma questa è una storia ormai alla quale, ripeto, ci dobbiamo abituare, ma alla quale già siamo abituati, perché ogni anno, insomma, quando inizia poi il terreno ad inumidirsi, possiamo avere la possibilità di rimodellarlo in quanto l'umidità ce lo permette, e ricomponiamo di nuovo i terrazzamenti. Logicamente tutto a mano, perché in questi terrazzamenti, sia perché la struttura del terreno è così esile che non permette assolutamente l'utilizzo di attrezzi, il quale peso potrebbe aumentare il rischio di frane, e quindi poi andremo giù. E sia perché le larghezze non sono tali da poterci permettere di utilizzare attrezzi che ci dessero una mano. Poi con la pergola ancora peggio, con la pergola siamo costretti, anche in virtù dell'altezza della pergola, di entrare con attrezzi che dovrebbero avere. Pure un mini escavatore non può essere utilizzato per nessun motivo, perché la pergola
costringerebbe a una testa del genere a rimanere all'esterno e quindi non serve. E quindi dicevo, quella coltre di terreno che era di circa un metro di spessore, che è stata ribaltata dal fronte fino al terrazzamento sottostante, ha permesso proprio qui in questa parte della vigna di proteggere maggiormente dalla siccità le radici di queste piante. Infatti proprio qui il problema non ce n'è stato, perché quel metro in più ha fatto sì che le radici fossero addirittura un metro al di sotto di quello che era comunque la normale profondità che loro, prima che io intervenissi, avevano per poter insomma pescare, per poter insomma perlustrare il terreno. E quindi quando qua vendemmierai, Raffaele, il piedirosso? Il piedirosso noi di solito siamo abituati a vendemmiarlo dopo la seconda decade di ottobre. Spero la falanghina? La falanghina qualche settimana prima, ma più o meno siamo agli inizi di ottobre, a metà di ottobre. Questo insomma speriamo che riusciamo sempre a rispettare queste tempistiche, anche se con i cambiamenti climatici c'è il problema legato alla vendemmia, diciamo, anticipata. E come già dicevo prima, io ci sto provando con la pergola perlomeno a far sì che queste calure non facciano sì che il grappolo abbia una vita inferiore a quella che normalmente dovrebbe avere. E quindi, se riusciamo a rispettare i tempi tecnici di ogni anno, io dico e credo che può darsi che qualcuno possa anche contraddire quello che io penso, dico e credo che le ore luce a disposizione del grappolo, se sono sempre le stesse, sia per la falanghina che per il piedirosso, riusciamo a mettere in condizione a questi grappoli di recuperare dal terreno, quindi dal fusto e da tutto quello che è il lavoro che fa la vite, tutto quanto possa servire, perché il tempo a disposizione ce l'ha, per poi fare un vino che caratterizza questi prodotti e innanzitutto che caratterizzano un attimino il nostro territorio. Bene. Molto importante è pure la gestione del suolo, quindi io ci sto provando ad apportare all'interno dei terrazzamenti concimazioni a base di letame, perché oltre ad allevare conigli, ultimamente, se ricordi, è un anno che non c'ho più le pecore, per un 3 o 4 anni ho avuto le pecore che mi davano una mano in vigna e automaticamente mi hanno un po' arricchito il terreno, ma non solo, visto che le pecore erano confinate all'interno dell'ovile per oltre 7 mesi, tutto ciò che producevano di letame all'interno dell'ovile poi dopo veniva pulito, sgomberato l'ovile e veniva logicamente cosparso nella vigna. E questo però con questi terreni, diciamo, che sono anche oggetto di dilavamento, quindi perdono sostanze minerali, questo tipo di operazione va fatto, per chi conosce logicamente questi terreni, va fatto partendo dall'alto della vigna, perché se devo distribuire un tot quintali ad ettaro, è preferibile che ci sia un aumento di quintali ad ettaro di letame partendo dall'alto, che qualora una bomba d'acqua riuscirebbe a far sì che il terrazzamento non riesce a contenerla e scende a valle e porta via nutrimento, logicamente ne beneficerà il terrazzamento sottostante. Se io già parto con un attimino di aiuto in più di letame con i terrazzamenti superiori, diciamo che un po' di vantaggio glielo do, e questo risultato mi pare che si sia ottenuto, visto che non c'è una grossa differenza sia di quello in virtù del nutrimento del grappolo che abbiamo nell'ultimo terrazzamento in alto, è rapportato e confrontato con l'ultimo terrazzamento a valle, insomma. Bene, Raffaele, grazie e un saluto a Slow Wine. È stato un piacere, grazie a tutti voi.